Si torna con il calcio a 5 femminile e si torna con l'appuntamento del fine settimana Mondo Futsal, campionato di Serie C femminile nel centro sportivo La Coccinella. La capolista Villa Aurelia, ospite della formazione bianco-verde. Laterale Pier Simoni, Belli a corre, all'indietro ancora Pier Simoni, prova la soluzione. Belli, poi c'è anche una deviazione, si va al calcio d'angolo, affacciata da parte della Coccinella in area della Villa Aurelia. Pier Simoni, c'è la deviazione di Perna. Ancora Belli, la rimessa laterale, poi ci prova Papito di Lorenzo, va a respingere, prova anche la fiondata, c'è l'incrocio che dice di no, meglio dosare le forze. Ancora Papito, prova lo scavetto, non casca Campanelli, prova la soluzione, di poco sopra la traversa, apre verso Campanelli che scivola, inter più lesta Papito, poi riparta la Villa Aurelia, prova la soluzione e c'è la deviazione da parte di Iavarone. Acquista Belli verso Papito al centro, però c'è Iello, se ne va da sola, prova anche a farlo e mettere il gol del vantaggio, strepitoso il gol di Giulia Aiello, il vantaggio della Coccinella, cambia il risultato, dà la possibilità per la battuta del calcio d'angolo con Delia in mezzo e va a chiudere con Volpi l'azione per il pareggio della Villa Aurelia. Lascia però ancora all'indietro a Delia, stoppa il pallone di Lorenzo, è pronta ad andarsene, lo fa molto bene e c'è il gol del vantaggio con Chiara Di Lorenzo. La Coccinella torna avanti. Pier Simoni, poi prova la soluzione, Boni, c'è la spaccata di Iavarone, questo calcio di punizione. Prova a vedere Belli, ancora Iavarone con i piedi, le accorrenti compagne di squadra, Formigoni ferma il pallone, Zampetti prova anche a caricare il mancino, palla che passa sotto le gambe di Miccio, è il gol del pareggio. Prova sicuramente la fiondata verso la porta, difesa da Pietro Letti. La rincorsa di Aiello, decisa su al fil di palo, c'era Zampetti, sale 1-2 il tocco verso Delia, poi se ne va Papetti, subito che gira, il gol di Papito, il vantaggio della Villa Aurelia. Calcio d'angolo, poi all'indietro Papito va a colpire girando, Perna poi si interpone, fa ripartire la Coccinella con Aiello, c'è Campanelli in mezzo, però c'è il tocco e ci sarà calcio d'angolo. Campanelli, Perna, poi ottima la palla per Campanelli, esce Pietro Letti, Di Lorenzo se ne va, che stoppa la palla, si lamentano intanto le il diagonale, il messo il pallone in mezzo, alza Pier Simoni, prova anche lei la soluzione sopra la traversa, Aiello alza con la testa, la possibilità, doppio tentativo prima di Miccio poi di Campanelli. Papito sulla punizione, trova la traversa, apre a destra per Campanelli che poi si fa sfuggire, però Papito recupera il pallone, va a calciare, lo fa molto debolmente Delia. Poi il tiro, però ormai è finisce qui. La Villa Aurelia vince 3-2 qui sul campo della Coccinella.